you know how. Sway me smooth, sway me now. Buonasera, benvenuti e così scusateci per il ritardo. Allora, questa terza edizione di monologhi e dialoghi è imprevista quasi, perché lo scorso anno si era detto che avremmo avremmo deciso di non far nulla quest'anno, invece all'improvviso abbiamo deciso per un laboratorio estivo che si concluderà con lo spettacolo di oggi, la riunificazione delle due Coree di Pomeran. È un autore francese, un nuovo drammaturgo, infatti il testo del 2014 è recentissimo, è conosciuto e stimato insomma a livello europeo e forse anche oltre, ed è una nuova sfida. Quello che anche per i ragazzi, perché di solito affrontavano classici, ma mai un testo quasi integralmente, quasi perché il testo è composto da 18 quadri, ne abbiamo selezionati, o meglio i ragazzi ne hanno selezionati 9 e si cimenteranno su questi 9 pezzi. L'autore adora la complessità nell'essere umano. Quindi probabilmente vi troverete di fronte a un testo insolito, imprevisto, non di facile lettura. È stata una sfida per loro affrontare qualcosa di totalmente diverso da ciò a cui erano abituati. Sicuramente li farà crescere, sicuramente il testo è molto di più di quanto della loro età, insomma, al di sopra delle loro possibilità. Però è stata una sfida. Una sfida interessante in tutti gli step, in qualche modo, anche nella fase di analisi del testo. Ci sono state veramente delle zuffe sull'interpretazione dei pezzi, ma il loro senso critico è stato sicuramente stimolato, quindi io sono felicissima di questo percorso, spero che si concluda bene questa serata e soprattutto voglio ringraziare quanti hanno reso possibile questo evento, a cominciare dall'associazione Quo Vadis di Bova Marina, con la quale ormai c'è una collaborazione da un po' di anni che prosegue, va avanti, è una bellissima cosa. Abbiamo Rosita Palamara stasera qui tra noi, in rappresentanza dell'associazione, che saluto. La Fondazione Zappia che ci ha ospitati anche quest'anno con disponibilità, con cordialità massima, veramente un grande ringraziamento per questa opportunità data a noi e data ai ragazzi, insomma. Voglio ringraziare in particolar modo il dottor La Rosa e il segretario Mimmo Spanò. Un ringraziamento di cuore che viene non solo da parte mia, ma anche da parte di tutti i ragazzi che hanno notato questa accoglienza così calda, umana, questa disponibilità veramente totale. Quindi grazie, grazie ancora. L'Istituto Senocrito, che ci ospita questa sera, come già ci ha ospitati lo scorso anno. Quindi è un po' di giorni che invadiamo i loro spazi, ma massima disponibilità anche qui da parte del direttore Saverio Baracalli, che non so se sia presente, ma ringrazio di cuore. Non finisce qui, ci sono gli amici, l'instancabile Rocco Giorgi, che come tutti gli anni si è dato da fare alla grande per il trasporto e non solo, perché abbiamo avuto dei problemi un pochino organizzativi, ma lui ha risolto tutto, anche grazie all'aiuto dell'amico Pino Carella, che stasera veramente l'amicizia ci ha sacrificato molto tempo e la sua disponibilità con il service audio e luci, anche con l'aiuto dell'amico Roberto Camera, che ringrazio veramente di cuore. Non finisce qui, perché senza gli sponsor
tutto questo non sarebbe stato possibile. Quindi li voglio velocemente ringraziare tutti. Telepova Marina, Radio Studio 95, Vasco Chieri Locri, Giorgi Mobili Ardore Marina, Osteria Il Covo del Viandante Locri, Tecnico Plast Locri, Vivai Barilla Locri, Temi Energy Locri, Panificio Fratelli Reale Locri, Cuore, abbigliamento per bambini Siderno, Arredo Casa Locri, Panificio La Casa del Pane Siderno, Curiosità, abbigliamento per bambini Siderno. Ne combino sempre una, strano davvero sarebbe se non avessi dimenticato qualcuno stasera. Comunque chiedo già perdono e adesso lascio spazio ai ragazzi. Perdonatemi, una cosa importantissima. Microfono? I cellulari per piacere, i cellulari fanno interferenza, quindi mi raccomando, spengiamoli, anche il mio. Grazie Susi, che ringrazio di cuore per tutto, per tutto, per tutto. Senza fermarti, senza rivolgerti la parola. Non parli più. Comunque lei l'ha colpita. Noi due ci siamo conosciuti molto tempo fa. Ah sì? Non ne abbiamo mai parlato. No, non credo. Ne ricorderei. Non sapevo come parlartene. È una storia della mia infanzia. Non importa, non siamo obbligati a tutto. Sì, ma no. Avrei voluto parlartene, ma non sapevo come. Non importa. E lei che ci fa qui? È della zona o in vacanza? No, no, aspettavo solo Muriel. Lei aspettava che Muriel passasse da qui, alle 11 di sera. Come sapeva che saremmo passati? Sapevo che sareste passati di qui, allora vi aspettavo. Insomma, Muriel, che sono ste cazzate? Me ne sbatto, parla con chi vuoi, fai quello che vuoi della tua vita. Non siamo nemmeno sposati. Ma non voglio essere trattato come un imbecille. Non ho modo di spiegarti meglio la situazione. Avevi fatto un appuntamento? Non importa. Non dire stupidaggini. E allora spiegati meglio. Spiegami cosa devo fare. Vado a casa se vuoi. No, non andare. Non lasciarmi. Mi scusi, voglio precisare una cosa. Non è successo niente tra me e sua moglie. Solo un amore infantile.
delle cose da bambini, tutto qui. L'essenziale è successo nella testa, credo. Non è mia moglie. Muriel, sono venuto fino a qui perché tu venga con me, come avevamo detto. Non vuoi che ce ne andiamo ora? Ma dove vuoi che andiamo ora? Non capisco come tu possa essere qui davanti a me. Mi sembra di diventare completamente pazza. Lei che vuole esattamente? Non riesco bene a capire. Non dubito che voi due abbiate avuto una grande storia. Ma oltre questo, se lei non vuole seguirla, dovrà lasciarla in pace. Non credo che lei non voglia venire con me. No, non voglio. E ho molta paura di te. Non c'è nessuna ragione ad avere paura di me. E non penso tu abbia sotterrato tutti i tuoi desideri. Oppure, non dici la verità. La vita che non mi va benissimo. Ti ho dimenticato della mia vera vita. E per l'altra vita tu mi accompagni sempre. E non ho bisogno d'altro. Non è vero quello che dici. Non ti credo. Sono solo dei compromessi che fai nella tua testa. Sei già piena di amarezza. Dov'è? Chiedilo. Lui stesso se n'è accorto e infatti ne soffre. È incapace di renderti felice. Quest'uomo non potrà mai soddisfare i tuoi desideri. Lui lo sa. E non ha nessuna soluzione. È completamente delirante sto tizio. Mi scusi davvero se quello che le dico la ferisce. Muriel, smettila di esitare pieno. Ce ne andiamo ora. Adesso basta, la lasci. Ha capito cosa gli ha detto. Non vuole venire con lei. Vieni con me. Tu non dovresti essere qui. Il desiderio è più forte delle spiegazioni. Adesso basta, la smetta. E tu spiegati meglio. Vi confondete le idee tra tutti e due. Il modo in cui si sta comportando è completamente irrispettoso. Anche in nome del vostro passato comune, non hai il diritto di insistere così. Lei è la mia compagna e per il momento è la donna della mia vita. La mia vita, non la sua. Cosa vuol dire per il momento? Lei non è molto sicuro di sé. Ma lei sta dando numeri. Lei è un uomo completamente malato. Vieni Muriel, andiamocene, non ne posso più. Cosa fai? Cosa fai? Scusami, forse sto per fare una cosa che non capirai. Cosa significa? Forse non torno a casa con te. Come? E ti lascio. Roba da pazzi. Mi colpo il più forte della mia paura. Allora ci andrò. Andrò con lui. Proverò. Scusami, accetta le cose così come sono. Non c'è una vera spiegazione. C'è solo la voglia che è troppo grande. Ma siete impazzite? Non si prendono le decisioni così! La vita è un'altra cosa, Muriel! Lasciami! La lasci! No! Lasciami, ti prego! La lasci lei! Lasciami! No, Muriel, lasciami. Vieni con me! Ti prego, lasciami! Ringrazio di non avermi lasciata. Ti ringrazio, non puoi sapere come ti ringrazio. Mi ringrazi? Sì, ti ringrazio. Mi hai trattenuto e mi hai cacciato. Quello che è successo è completamente incoerente, Muriel. Te ne rendi conto? Se ti avessi lasciata saresti morta.
Torniamo a casa adesso. Voglio raccontarti tutto quello che ti posso raccontare. Avrei dovuto farlo molto tempo fa. Non va bene tra noi, Muriel. Lo vedo e lo sento. Cosa senti? Mi sei sgrasciata per il primo che passa. Non è il primo che passa. Questo l'avevo capito. Non è quello che volevo dire. Quella persona non è viva. Quella persona è morta. Basta! Non sentire troppo questa sera. Ti prego, non lasciarmi. Quella persona non è come noi. Come me, come te. Quella persona non esiste più da molto tempo. Continui a prendermi in giro. Ti lascio. Me ne vado. Torna a casa tu se vuoi. Ma forse non aspettarmi. Non aspettarmi più, anzi. Forse meglio così. Credo. Non lasciarmi. Ti prego. Quita linda de cabellos de oro, que mientras se vale. Buonasera. Buonasera, signora. Tutto bene? Non è stata troppo complicata. No. Benissimo. Buonasera, signora. Buonasera. Come sta? Tutto bene? Sì. Sì. È andato tutto bene durante il pasto? Sì. Benissimo. Non erano troppo irrequieti? No, no. Sono un po' irrequieti, eh? Bambini, a quest'ora. Cosa stai dicendo, amore? I bambini non sono nelle camere. Le chiedo, dove sono i bambini? Non capisco. Cosa stai dicendo? Non sono in camera nostra. Signora, le chiedo di risponderci. Dove ha messo i nostri bambini? Io le dico che non capisco cosa sta dicendo. È pazza sta donna. In bagno, vai a controllare. Le chiedo di risponderci. Cosa ne ha fatto dei nostri bambini? Dove sono? Risponda! Non capisco niente! Ma cosa succede? Ci dica cosa sta succedendo! La prego! La smetta! Per favore, la smetta! No, non ci sono. Ma cosa sta succedendo? Cos'è quest'incubo? È totalmente pazza! Se non risponde immediatamente, l'avverto. Diventerò violento. Ci dico cosa ne ha fatto dei miei bambini! Ci sono bambini! Non voglio che gli sia capitato qualcosa di male. Calmati. Chiama la polizia. Cazzo, ci vuole spiegare cosa è successo? Non capisco niente. Voglio che ci dica cosa ne ha fatto dei miei bambini. Non c'erano bambini. Chiama. Siamo. Cazzo. Pronto, buonasera. Eravamo usciti ed avevamo affidato i nostri bambini ad una babysitter professionista. Siamo appena rientrati e i bambini risultano introvabili. E la babysitter si rifiuta di rispondere. Rispondi in modo incoerente. Ma no, le dico che non ci sono altre spiegazioni alla situazione. Questa donna non ha nessuna spiegazione. È completamente assurdo. Voglio entrare a casa mia. Lei è totalmente pazza. Se è successo qualcosa ai miei bambini,
L'ammazzo! Viale della separazione numero 15, settimo piano di fronte alla città. È successo alle sgrazie ai bambini. È successo alle sgrazie ai nostri bambini! Ma no! Perché? Perché dimmelo! No. Troveremo la vera soluzione. Vi ritroveremo presto. Vero? Lei non gli ha fatto del male, vero? Me lo dico. Lei non ha fatto del male ai miei bambini. Lei ama i bambini, vero? Ha dei problemi di salute. Segue una terapia particolare. Adesso ci calmiamo. E lei ci spiega tranquillamente le cose. Su. Comincia a raccontare. Cos'è successo stasera? Volta! Non è successo niente! Ho aspettato che poi tornassi. Non ero a mio agio, tutto qui. Perché non era a suo agio? Perché non avrei dovuto accettare di fare quello che mi avete chiesto. E cioè? Badare dei bambini quando non c'erano bambini. C'erano bambini? Come può rimanere così calmo? No, voi non avete bambini. E lo sapete benissimo. La polizia sta per arrivare. Dare delle spiegazioni. Razza delinquente! Calmati! Qui stiamo solo perdendo tempo. Non ti rendi conto che i nostri bambini sono da qualche parte, non si sa dove. E noi siamo qui. Hanno fatto un cazzo! Hai un'altra soluzione? Cosa vuoi fare? Vuoi andare giù e correre per tutte le strade della città? Chi ti dice che non si raggiunge? O vicino a noi, proprio qui. Dobbiamo tentare di capire. Sta nella testa di un sentimento. Per dedurmi cosa hai fatto. E allora aiutami un po', per favore. Dunque, lei dice che non abbiamo bambini. No. E perché glieli avremmo affidati e chiesto di badarli stasera? Perché voi fate come se. Ah sì? Sì, perché lei mi ha detto che ne avete bisogno. Ah sì? Sì, avete bisogno di fare come se. Ho esitato a rimanere quando ho saputo la situazione. Ma poi ho accettato di rimanere. Ho bisogno di soldi. Ma perché lo faremmo? Lei mi ha detto che avevate bisogno di farlo! Le ho detto tutto questo. Io. Non ce la faccio più ascoltarlo. Cazzo fa la polizia. E uscendo, dopo avermi detto queste cose, quando eravamo sulla porta, io ero a disagio. E sorridendo con uno sguardo strano, lei mi ha detto: si prenda molta cura dei nostri bambini. Ho detto che è, d'accordo. Glielo chiedo con fermezza. Lei mi ha detto così. Con fermezza. I nostri bambini sono veramente essenziali per noi. Faccio in modo che non gli succeda niente. Ho risposto che avrei fatto tutto il possibile. Mi sentivo molto male. Con fermezza. Ho detto così. Sì, con fermezza! È demente. Ho molta, molta paura, Frank. Signora, la prego. In effetti, non serve a niente parlare con lei. Lei è pazza. Signora, la prego. Ce li renda sani e sani. Ce li renda vivi. Per favore, la supplico. Non ne ho la possibilità. Lei in fondo è una buona persona. Forse anche lei è una mamma. Non importa cosa l'ha spinto ad agire. Ci dica dove sono. E se stanno bene. Polizia, aprite! Allora, ecco. Faccio uno sforzo, signora. Ci dica tutto. Sono... ce li rende vivi. I nostri bambini sono quanto di più caro e più prezioso abbiamo al mondo. Signora! Polizia, aprite! Se ci togli i nostri bambini, la nostra vita finirà. Non esisteremo più. La nostra storia perderà ogni senso. Tutto si distruggerà. La nostra vita non avrà più nessuna giustificazione. Finiremo per perderci null'altro. Inizialmente allontanandoci, per poi perderci totalmente. La
nostra storia. Si sbriciolerà di su. E poco a poco, come della polvere. Perché in fondo dobbiamo confessare. Non abbiamo niente da dirci. Niente da condividere. Niente veramente in comune. Niente da fare insieme di importante. Di veramente necessario e cruciale. Senza i nostri bambini. E allora diventeremo come due fantasmi. Due strane l'uno per l'altro. E questo noi non lo vogliamo. No. Lo temiamo come la morte. Non vogliamo perdere la nostra unione. È quello che tiene qui la nostra coppia, lo sa? Una coppia è come un essere vivente. Si sostituisce la vita. Una coppia è un riferimento essenziale, un faro che illumina la vita. La nostra vita. Una coppia è anche la luce che informa gli altri della nostra e della vostra esistenza. È quello che ci ha spiegato la psicoterapeuta da cui andiamo. La nostra storia si è costruita sui nostri bambini. Allora, senza bambini, noi scompariamo. Non abbiamo identità nostra, fuori identità. Allora? Non ha pietà di noi adesso. Per favore, risponda. Ci rende i nostri bambini. C'è diretta. Attenzione, apriremo quella porta e la polizia entrerà se lei persiste nel suo silenzio. Adesso forse vi posso lasciare. Potresti pagarmi nonostante tutto. Ne ho proprio bisogno in questo momento. Certo. Hai dei soldi tu? Dei contanti? Vaffanculo, stronzo. Certo. Ecco. Grazie. Grazie a lei. Mi dispiace. A me dispiace. Per voi. Arrivederci. Arrivederci. Il mio futuro marito è qui, nell'altra stanza. È un'ottima persona.
Bene, allora congratulazioni. Sono molto contento. Ah sì? Subito dopo il funerale partiremo. Andremo a stare con la sua famiglia. Sarà diverso, sono tutti nella finanza. Bene, io la saluto. Devo rientrare, è tardi. Sì. Allora le auguro ogni bene per la sua vita futura. Sia felice. Approfitti dell'esistenza, se lo merita. Arrivederci, Marianna. Grazie. Buonasera. Le presento Antoine, l'uomo di cui le ho appena parlato. Piacere. Buonasera, dottore, piacere. La ringrazio per tutto quello che ha fatto in questa casa. Ho fatto solo il mio lavoro. Un po' di più, credo. Ma no. Non voglio disturbarvi più a lungo. Comunque, congratulazioni. Maria mi ha detto della novità che la riguarda. Grazie. È molto gentile. La vita è fatta così. Partiremo il prima possibile. Marianne sente il desiderio. Vi lascio. Vi saluto, se non avete niente in contrario. Ma sì, certo. Ma sì, certo. Vi rinnovo tutti i miei migliori auguri. Grazie, grazie ancora, dottore. In un certo senso, Marianne ha capito benissimo, credo. È un bene che tutto questo finisca in questo modo, tranquillamente, senza dolore, e che per lei si prospetti una nuova vita. Assolutamente. Sì, assolutamente. Quando partite? Spero presto, appena avremo concluso tutto qui. Bene. Sì, bene. E dove vivrete? Noi abitiamo in una zona piuttosto montagnosa della Svizzera. Sì, ho presente. Staremo bene, lei sarà tranquillo. Sì. Siamo molto contenti di partire. Arrivederci ancora e grazie, dottore. Arrivederci. È una nuova vita che comincia, sarà meraviglioso. Arrivederci, Marianne. Sarà meraviglioso, non vedo l'ora. Ci sposeremo tra un mese, non vedo l'ora. È proprio un uomo come lui che speravo di incontrare e sposare. Un uomo come lui. Sono felice. Sono la prima a saperlo che è importante. È della mia vita che si tratta. E anche della mia. Non credo che sopravviverò se andate fino in fondo a quello che fate. Cosa? Cos'è questo delirio? Hai rovinato gran parte della vita della nostra famiglia. Ma oggi non è più possibile. È il mio patrimonio. T'ammazzo se mandi tutto a puttane. Non è un colpo di testa, è una cosa seria. Non posso veramente fare altrimenti. Ti chiedo un vero favore da sorella gemella. Non sposatevi, non lo sopporterei. Sei innamorata di Christian? Sì, alla follia. E anche lui mi ama. Alla follia. Lo so,
Lo sento. Insomma, cos'è questa storia? E vieni fuori oggi? Lo fai per rompermi i coglioni? Ho cercato di frenarmi, te lo giuro. Ma non posso, è più forte di me, non ci riesco. Non voglio che vi sposiate. È un'idea insopportabile. È contro le leggi della natura. Anche lui mi ama. Mi ama come lo amo io. Ma è incredibile. È ancora più pazza di quanto non lo sia mai stata. Non insultarmi, Christian, per favore. È in piena crisi. Non insultare il nostro amore. Anche se so che la situazione non è facile per te. Ma cosa dici? Parli per parlare. Cosa combinate? C'è qualche problema? È Caroline che sta mandando a rotoli il mio matrimonio. Lasciaci in pace, Caroline. Oggi non possiamo fare più niente per te. Quello che stai facendo è gravissimo. E se tu rovini questo momento nella vita di Christelle, nessuno della famiglia potrà mai perdonartelo. Sembra che non capiate proprio niente. Scusate, visto che mi riguarda un po', vorrei dire una parola. E da quando sei innamorata di Christian? Dimmi. È innamorata di Christian? Sì, pare. C'era da aspettarselo. Ero sicura che oggi ci combinava qualche scherzo. Ma cazzo, sta facendo il suo show, non occupatevene. Di là si stanno chiedendo tutti che cosa succede. Forza, sbrigatevi. Cazzo, mi deludi anche tu. Mi ha rovinato tutta la vita sta tipa e oggi continua. Oggi sei tu che stai rovinando la mia. Io ti rovino la vita? Sì, tu vuoi rubarmi l'uomo che amo e ti esibisci con lui in pubblico sotto i miei occhi. Ma da quanto avevi vista? Da quando eravamo molto piccoli, da sempre. Quando eravate molto piccoli? Sì, stronzate. Ma se sono stronzate perché discutiamo? Va bene, ammettiamolo. Ma oggi l'amo io ed è me che lui ama. La prova è che ci sposiamo. Ma perché stai a discutere? Sposarsi non è una prova. Chi ti dice che ami veramente te e non me? Beh, allora chiediglielo. Perché discuti con lei mentre la gente ci aspetta? Cercare di fuggire, Christian. Io ne ho abbastanza. Christian mi ha scelta e mi dispiace per te. Non sapevo che tu l'amassi segretamente. Anche lui mi ama. Ma non è vero. Allora dimostrami che è lei e non me. Mi sposo con tua sorella e non con te. Non è una prova. Un sacco di gente si sposa per necessità o per mantenere una promessa fatta mentre ero ubriaca, ad esempio. Ma tu è me che ami. E lo sai. Ma cosa stai dicendo? Allora dimostrami che ami lei. Ti ascolto. Dimostrami che l'ami più di me. Se ci riesci, ti giuro che dopo vi lascerò in pace. Ma non ho niente da dimostrarti. Roba da pazzi. Tu sei matta, Caroline. Tutto qui. Ovviamente non puoi dimostrarmi niente. Questa è la prova. Non lo sapevo. Tu mi ami. Si vede, sai? Beh, adesso è grave. È una crisi bella tosta. La prova è che ci siamo baciati. Mi hai baciata. Mi ha baciata. Cosa? Cosa? Come ti hai baciata? L'hai baciata? Come? Come sono pazza? Christian, non ci siamo baciati? Non mi hai forse baciata? Sei veramente ignobile, ripugnante e per di più totalmente fuori di testa. Sarei una bugiarda. È vero o non è vero che ci siamo baciati? Vuoi distruggere tutto, vero? Non voglio che tu rovini la mia vita e la tua. Vi siete baciati? Ma no. Neri? A che gioco giochi, Christian? Perché menti? Perché vuoi sacrificarti in questo modo sposando Christelle quando l'ami solo come un'amica e non di amore che, come mi hai detto, provi solo pietà per lei perché ha sofferto molto nella sua vita col suo marito di prima? Ma sei mostruosa tu! Non è così, Christian? Cazzo, non è possibile! Cosa mi sta succedendo? È un incubo, sta sorella! Sei un incubo, sei il mio incubo, non è possibile! Vuoi ammazzarmi? Vuoi distruggermi? Vuoi la mia morte? Scusami se ti faccio del male. Ma in amore non credo che sia la ragione comune che devo parlare. È qualcos'altro. Christian ti sposa solo perché non vuole deluderti e farti del male. Ma in quel suo è con me che vorrebbe essere. Nella vita non bisogna mai sacrificare per amore. Mai. Pazienza se crudele. Va bene. Ci rinuncio, basta. A
andate a dire a tutti che annulliamo. È tutto finito. Io vado a casa, non ne posso più. Ma sei impazzita? Non è che solo perché lei è impazza in crisi devi mandare la tua vita a farsi fottere. La sua malattia è proprio cercare di distruggere e ci sta riuscendo. Vi fa comodo il concetto di malattia? L'hai baciata o non l'hai baciata sta verata? Rispondimi per favore! Ci siamo dati un bacio, sì è vero. Non so perché l'ho fatto, è stata una pulsione. Ho avuto una sera perché ero perso. Mi ha accompagnato tua sorella in macchina. Ma il giorno dopo le ho parlato per rimettere le cose a posto. E avevamo deciso di non riparlarne mai più! Cazzo, abbiamo attraversato di tutto per 2 anni e te. È stato super complicato, insomma. Ci sono stati divorzi tutti e due e poi a un certo punto non sapevamo più se ci amavamo perché ci conoscevamo da 40 anni o perché ci amavamo veramente. Oh mio Dio! Cazzo, l'hai baciata! Sì! Gente. Non essere troppo crudele con me, per favore. So che la vuoi proteggere, ma insomma... Ma perché l'hai fatto? Ed è responsabile una cosa del genere. È fragile, è malata, Cristian. Insomma, sapevi benissimo il rischio che correvi facendolo. Sì, lo so, ma una certa partecipante con tua sorella. Per forza, ci conosciamo tutti da sempre. Ti conosco tutta dall'infanzia. Solo che adesso vuole che tutto si rompa tra noi e basta. Ma perché l'hai baciata? Ma non lo so, ero stanco, tutto qui. Cazzo, ma abbiamo 45 anni, quasi 50. Cos'è un bacio? L'ho baciata, non l'ho portata a letto. Comunque, ci è mancato poco. L'ho baciata. Non sacrificheremo il nostro avvenire e la nostra vita adulti per un bacio, cazzo. Alla fine hai baciato tutte le donne della famiglia, tu. Perché? Cosa vuoi dire? Non sai cosa voglio dire. Cosa vuoi dire? No, niente. Ma sì, dai, visto che ci siamo. Beh, 5 anni fa io e Cristian abbiamo avuto anche noi la nostra piccola effusione. Tutto qui. Effusione come? Beh, effusione. Vuoi un disegnino? Ma non c'entra niente! Non è neanche lo stesso periodo e poi era ad una festa ed eravamo completamente ubriachi. Certo, anche noi ci siamo rivisti il giorno dopo per decidere di non riparlarne mai più. Annulliamo tutto allora. Va bene, vado ad avvertire gli altri. Ma no, Miriam, sta scherzando tuo marito, spero. Penso. Cosa vuoi insinuare, Maria, dicendo questo? Ti è innamorato anche di te? È incredibile. Vi rendete conto che stavo per mandare all'aria un progetto di vita, il mio e di Christelle? Tutto ciò per delle storie di baci sulla bocca! È surreale! Come se fossimo in una setta cattolica, nella campagna sperduta del XIX secolo! Non è possibile! Perché essere voluti significa sedurre tutte le donne di una stessa famiglia, è così! Insomma, dici delle assurdità! Ci conosciamo da sempre con te e la tua famiglia! Ero il vostro vicino. Non è colpa mia se conosco anche tutte le tue sorelle da sempre. Conosco le tue sorelle quasi quanto te. E le ho frequentate tanto quanto te, tu lo sai. Ero anzi più vicino a Natalie che a te per un bel po' di tempo. Eravamo insieme al liceo. Nella stessa classe. Sì, ma con Natalie non è successo niente, che io sappia. Ma no! Che è quello che mi hai sempre detto. Certo che no! Soprattutto, cazzo, abbiamo tutti avuto una vita prima. Non ci metteremo a passare la setaccio. La domanda essenziale oggi è cosa vogliamo fare tu ed io del nostro futuro. Non è il passato che conta, cazzo. Mi stai dicendo che è successo qualcosa anche con Natalie? È così? Perché me lo chiedi? Ti ho appena detto che non è successo nulla. Ne abbiamo già parlato. Chiedilo se vuoi. Perché tutto questo mi succede oggi? Cosa succede? Non capisco niente. È orribile quello che provo, Cristian. Così, di colpo. È orribile. Cos'è che è orribile? Sto scivolando dal 50° piano senza fermarmi. E ho l'impressione che mi spiaccicherò di sotto. Natalie mi ha parlato 1 anno fa, quando la vostra relazione stava diventando seria. Mi ha detto che era successo qualcosa tra di voi e che era il vostro segreto. Pensavo che non fosse grave.
Aspettavo che tu me ne parlassi un giorno. Ma adesso, oggi, non so più. Credo che lo trovo molto grave, in effetti. Oddio, Dio, Dio, Dio! È veramente complicato, in effetti. Quello che è buono, trovo, è che mette ben in evidenza che questo matrimonio è un errore. Ma cazzo, perché gliel'hai detto? Perché la verità. Le ho detto la verità, insomma, mia sorella. Mi stava comunicando che era follemente innamorata di te e che vi sareste sposati. Oddio, Dio, Dio, Dio! Ma vi siete solo baciati o avete fatto qualcos'altro? No, ci siamo solo baciati. Ci siamo corteggiati per una quindicina di giorni, in gran segreto. È tutto finito quando è uscito una sera con Miriam. Oddio, Dio, 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 Dio! Non l'ho sopportato. A quei tempi avevo dei principi. Non gli ho perdonato che mi tradisse con mia sorella, più grande per giunta. Erano ad una festa. Secondo lui, l'aveva solo baciata. L'aveva fatto perché tutti e due erano tristi, mi ha detto. Perché poco prima io e lui avevamo litigato. Mi aveva detto che si era mortalmente pentito di averlo fatto. Non ho mai parlato con Miriam. Non me l'avevi raccontata così? No, 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 Sato, ti ho raccontato quello che mi riguardava, non quello che riguardava Miriam. Oddio, Dio, Dio, Dio. Christian ti ha baciata? Sì, ma è roba vecchia, 20 anni fa. C'è di che inquinare la vita di oggi con la roba vecchia di 20 anni? Ah, ok, grazie. Finalmente, parole sensate. Tra sorelle eventualmente sono cose che si potrebbero dire. Beh, io non credo. A che punto siete? Il tizio del comune se ne sta andando. Avete delle facce da funerale. Che succede? Io me ne vado. Christian, evita di richiamarmi. La faccenda di Miriam è troppo per me. Tutto grazie a tua moglie. Il matrimonio di Christian sta andando a monte. Il rapporto tra Christian e Caroline anche. E Miriam in questa storia che ha fatto fallire tutto. Anch'io me ne vado. Mi dispiace, Christian. Non so se sono vecchio stampo come dici tu, ma proprio non mi va giù. Ho l'impressione di essere in un telefilm. Ci chiameremo più là. Cosa? Christian e Caroline avevano una storia. Sì, e anche con Miriam, tua moglie. Ah, sì? Qualcuno si occupi di recuperare Christian. Io vado ad avvertire gli altri. Vado, me ne occupo io. Chris, io dici ho baciato di 20 anni fa. Ci dica scatenare una guerra nucleare, secondo te? Beh, no. È strano. Non me l'avevi mai detto. Non me lo ricordavo più. Era stato bello quella sera lì. Ti ricordi? Io ricordo. È stupido, in effetti. Ma ho sempre rimpianto il fatto che non c'è stato di più tra noi due. Era per te poi. Ma no. Ma si direbbe che qualcuno è entrato. Cos'è questa storia? Uno ti entra in casa e per di più con le chiavi. È un'allucinazione o cosa? Buonasera, Elisabeth. Buonasera, Costantin. È mio marito, è Costantin. Voglio dire il mio ex marito. Scusa, perdonami. Hai di nuovo contatti con lui? Ma no.
Ma si direbbe di sì, no? Ma no. Questo bastardo se n'è andato così 10 anni fa, senza dare nessuna notizia. E adesso, buonasera, come se niente fosse. Elizabeth. Sì, basta. 10 anni fa, quando sono andato via di casa, ho dimenticato di dirti una cosa importante, che ho sempre rimpianto di non averti detto. Arrivederci. Grazie, è gentile averci pensato. Arrivederci, Costantino. Ma è un'allucinazione. Cos'è questa storia? Sono completamente attonito. E per di più aveva le chiavi. Le chiavi di casa mia. Ma sembrerebbe di sì. E com'è possibile? Non lo so. Insomma, sì, erano le sue chiavi prima. Cosa? Beh, prima qui era casa sua, no? Ma non è più casa sua adesso, deve comunque renderci le chiavi, se no può tornare quando gli gira sto tipo. Per di più l'ha prese con sé. Sì, non ci ho pensato. Sembra che non pensi neanche, bisogna richiedergliele subito. Sai, bisogna capirlo. Deve essere difficile per lui accettare che qui non sia più casa sua. Sì. Allucinante. Cosa dovrei dedurne? Il tipo entra come se fosse casa sua, dopo 10 anni. E se ne va con le chiavi di casa mia. Ma è pazzesco. Adesso se n'è andato. Da casa tua. E anche un po' da casa sua. Cosa? Intendevo nella sua testa. Non so se mi interessa. Non ti interessa o non ti interessa? Guardi, non è lei. Il fatto è che non ho tempo. E poi ho dei principi. Sono 120 dollari. 120 dollari? Trovi che sei troppo caro? Non li valgo. Non hai voglia o non hai soldi? Non ho soldi. E poi devo andare a casa, mi aspetta mia moglie. Non voglio deluderla. Ti faccio uno sconto. Scendo a 100 dollari. Anche per 100 mi hai interamente. E ti faccio per 100 la stessa cosa che per 120. Non ho soldi. Non ti piaccio? Scendo 80. 80 dollari. Sotto questa cifra non è possibile. Non è una questione di prezzo. Anche per 80 ti faccio 40.
Va bene, me ne vado, perché più parliamo più si fa tardi. Si direbbe che hai un grosso problema con i soldi, tu. Ok, ti faccio 60. Per 60 sono tua, tutta. Non puoi dire che sto pezzo è troppo caro. Allora dai, vieni. Andiamo. Se mi si fa tardi, è quasi giorno. Ma no. Ma no cosa? Non ci vengo con lei. Perché? Devo andare, glielo ho detto. Buonasera. $40. Cosa? $40. Per $40 ti va o non ti va? Allora? Non ho soldi. Io non so come farglielo capire. Per quanto lo vuoi fare? Non è una questione di quanto. $20. Non li ho! $10. Non hai voglia di me per $10. Non c'entra. E se lo facessimo per niente? Gratis. Andrebbe bene. Vuoi che se mi concedessi tutto gratuitamente, ti va o no? A queste condizioni? Se a queste condizioni, sì. Certo. Perché ne hai voglia, vero? E per niente? Sicuro? Sì. Che ne hai voglia? Ma ne hai voglia, vero? Sì. Vabbè, andiamo. Si vuole. Dappertutto. Ah sì? Siamo molto lontani dall'aver finito. Ma come mai? È normale. Fare dei lavori in una chiesa è complicatissimo. Ci sono sempre dei problemi legati a questioni storiche. Allora tutto si blocca. E noi rimaniamo nella polvere. Deve essere molto faticoso. Molto. E per le mie funzioni, ovviamente, è molto limitante. Poverino. Insomma, c'è chi è più povero di me, comunque. È un modo di dire. Devo dirti una cosa. Credo che non tornerò. Non potrò tornare a trovarti, insomma. Questa è sicuramente l'ultima volta che tu ed io ci vediamo. Perlomeno in queste circostanze. Cos'è successo? Ebbene, è successo un evento particolare. È successo che ho incontrato qualcuno. Ho incontrato una donna da alcune settimane. Non capisco. Non capisci? Beh, ovviamente in questa nuova situazione non è più possibile che io venga qui a trovarti. Hai incontrato qualcuno? Una donna? Sì. Ovviamente per me è del tutto inaspettato tutto ciò. Ed è ovviamente molto complicato. Te lo puoi ben immaginare, vista la mia situazione. Ma io ho dei sentimenti. Ho veramente dei sentimenti per lei. Da quanto tempo? Da alcune settimane. E quindi è diventato difficilmente giustificabile che io continui. Difficilmente giustificabile? Sì. Nei confronti di chi? Nei confronti di questa nuova situazione, ovviamente. Tutto sembra molto ovvio per te, si direbbe. Sappi però che non lo è per me. Capisco. Capisci? Sì. Infatti, ho pensato di proporti una cosa. Ti propongo di risarcirti per tutto il mancato guadagno con me. Ho preparato una somma. Non c'è tutto il montante. È come dire un acconto, ecco. Ti propongo di risarcirti per tutto il mancato guadagno con me in 10 anni. Con modalità da precisare insieme, ecco. Spero che ti sembrerà onesto e sufficientemente rispettoso.
Chi stai prendendo in giro, Daniel? In che senso? Cosa c'entrano i soldi in questa faccenda? Hanno avuto un ruolo nel nostro rapporto, tutto qui. Non giudico, è quello che ti permette di vivere. Non c'è nessun male a parlare di soldi. Soprattutto tra di noi, no? Conosci la mia posizione al riguardo. Pensi di non poter più giustificare che vieni qui? No, è quello che ho detto, sì. E pensi di risolvere questa faccenda con dei soldi? Non capisco la tua reazione. Ti ho ferita. Il nostro rapporto era per buona parte basato sui soldi, Lisa. E non c'è niente che mi sciocchi nell'interesse che hai per i soldi. Sono vitali per te. Mi prendi in giro, Daniel? No, perché? Non capisco. Daniel, non hai capito il ruolo che avevi assunto nella mia vita? No, non credo. Adesso mi inquieti. Come hai interpretato il fatto che ho smesso di chiederti di pagarmi 2 anni fa? Ma cosa dici? Non ho mai smesso, ogni visita, di insistere per pagarti. Non puoi dire il contrario. Sì, è vero. Hai insistito. Ma io ho insistito con più energia di te affinché tu non mi pagassi. Sì, e mi ha dato fastidio. Te l'ho detto, dall'inizio qualcosa mi fastidiva in questa faccenda. Pensavi che avessi lo stesso comportamento con tutti i miei clienti? Te la sei posta questa domanda? Ogni volta mi dicevi, lascia stare per questa volta. Quindi non ho pensato che fosse divenuto un principio stabilito per sempre. E poi non ne abbiamo mai discusso seriamente. E adesso mi dici così? Ecco, non tornerò più perché ho incontrato qualcuno. Una donna? Non posso più, ovviamente, rispetto a lei, giustificare che vengo qui? Sì, ho detto questo. Ma io? Chi sono? Mi sembra che ci sia un terribile malinteso. Non sono una donna, un essere umano, una creatura di Dio! C'è un terribile malinteso tra noi. Cioè? Non hai capito che ero una creatura di Dio? Ma no. E allora cos'è? Non ho pensato che i nostri rapporti fossero quello che dici tu. E cosa dico? Che fossero basati su dei sentimenti, ecco. Non l'avevi notato? Davvero? In 7 anni? Cos'ero io allora per te durante questi 7 anni? Un orifizio? Smettila di parlare così. Denigri te il tuo mestiere. E adesso mi dici così in faccia, c'è una donna nella mia vita? Ma non capivi che cresceva qualcosa? Quando parlavamo, quando ci accarezzavamo, non sentivi che mi piaceva fare l'amore con te? Pensavo fosse essenzialmente amichevole. E che facesse parte della tua natura essere calorosa. E anche del tuo mestiere. Io che pensavo che tu fossi la più bella relazione della mia vita. La mia sola relazione con un uomo tutto per me. E per il resto della mia vita. L'unico uomo stato che avrei potuto conoscere. Cazzo! Sono stata una stupida, mi sono raccontato un sacco di palle! Mi dispiace, Lisa. Mi dispiace se ti ho ferita, se ti rendo infelice. Sono colpevole. Ho fatto un errore, mi dispiace. Scusa, non ho capito che il tuo attaccamento a me fosse importante. Ho creduto che fosse un attaccamento normale, ecco. Oppure ho capito quello che mi faceva comodo. È possibilissimo. Ho fatto un errore, mi dispiace. Che cosa farò? Elisa, nella mia vita non posso intrattenere una relazione con 2 donne nello stesso tempo. È impossibile. Forse dentro di me potrei averne il desiderio, lo ammetto, ma è di fatto impossibile, senza parlare dei miei impegni e della religiosa, ovviamente. Provo una soluzione. Elisa, non mi chiedere di rompere la mia relazione. La tua altra relazione? Sì. Non me lo chiedere. Per favore, mi sono impegnato. No. Non ti chiedo di interrompere la tua altra relazione. Non si chiedono queste cose a nessuno. Sei davvero disposto a fare qualcosa per me? Sì. Credimi, sono sincero. Vorrei assumere la mia responsabilità. So come. Dammi qualcosa.
Solo una. Ma cosa? No, lo so. Dammi del tempo. Vieni a passare del tempo con me. Ecco. Del tempo? Sì. Vieni a mangiare ogni tanto da me. Ecco. Come? Sì. Vieni a mangiare con me. Da me. Ti farò da mangiare tutte le sere della settimana. Tranne nei periodi delle vacanze scolastiche. Niente. Nessun contatto fisico. Non ci sarà nient'altro che questo fra noi. Così non avrai nulla da rimproverarti nei confronti della tua altra donna. Tutte le sere della settimana? Sì. Almeno fino alle 22. Avrai tutte le sere del weekend libero. Vuoi veramente fare qualcosa per me? Allora fammi. È con ben risarcimento. È davvero? È semplice. Solo condividere un pasto con me. Come Cristo con i suoi apostoli. Dal lunedì al venerdì, la sera. Sarà molto complicato farlo, lo sai? Ti arrangerai. Ti senti colpevole di questa situazione? Rispondi. Sì. Allora fallo per me. È la sola cosa che ti chiedo. D'accordo. Quando cominciamo? Da domani. Domani? Sì. Da domani. E per la vita. Ti giuro, sulla testa di chi ho più caro, dei miei figli, che non ho soldi. Neanche 15 dollari. Tu mi hai detto che era gratis. Guarda una tasca dei tuoi pantaloni. C'è una piega lì, vicino al tuo sesso. Ah, non ne posso più. Non è possibile. Non ti lascerò mai andare. Se non mi dai qualcosa, ti seguirò fino all'inferno. Se non mi dai almeno 10 dollari. Ah, non è possibile. Nessuno può vedermi come fai tu. Ho un orgoglio io. Insomma, mica me li posso inventare i soldi. Porco profittatore, tirchio, poveraccio! Rischio di incazzarmi se continui. Allora dammi qualcosa. Mi incazzo sul serio e perdo il controllo. Rischio di menarti se mi incazzo. Me ne frego, non ho paura. Non lascio perdere. Ho un orgoglio e lo difendo. Non mi lascio mettere piedi in testa da nessuno. Dammi quello che hai in tasca. Ho delle chiavi in tasca. Bugiardo, dammi quello che hai in tasca. Non ti lascerò mai in pace. Ti seguirò fino a capo al mondo se non mi dai qualcosa. Cazzo, non è possibile. Ecco, ho 10 dollari, eh? Tieni 5 e tengo 5, perché non ho bisogno. Non voglio rimanere senza soldi. Ok, grazie. Vedi che alla fine... Solo perché sei tu. Hai ottenuto ciò che volevi. Posso andare adesso? Sì, vai. È proprio il minimo 5 dollari. Non sono una bestia. Buona serata. Buonasera. A presto. Forse. Thank you.
Chiara Spagnolo! Gabriele Portale! Caterina! Domenico Giorgi! Anna Pagetta! Simone Rastellà! Giovanni Sgambelluni! Marianna D'Agostino! Nicola Lacopo! Manco Maschietto! Pasquale! Avremmo fatto, è veramente una forza. Grazie a tutti ragazzi, grazie Simone, grazie Maria e grazie a voi, siete stati bravi, mi siete piaciuti moltissimo, credo che sia a tutti, vero? Bravi! Va bene, in gamba. Rosita Palamara dell'associazione Covadis. Di organizzare delle altre belle cose adesso. Vogliamo consegnare gli attestati ai ragazzi di partecipazione al corso teatrale? Ok, questo è Pasquale Lazzaro, Marianna D'Agostino, Domenico Giorgi, Chiara Spagnolo, Simone Rastellà, Noemi Sgambelluni, Nicola Lacopo, forza Nicola, Caterina Pizzata, senza l'aiuto di Nicola le musiche non ce l'avrei fatta mai, Anna Pazzetta, ognuno il suo. Allora, Gabriele Cortale, vai. Bravo! Siamo? Tiziana e Massimo Nucera! Sì, no, Tizia, scusatemi! Massimiliano, perdonami! Tiziana Nucera e Massimiliano Leo Palamara, venite sul palco! Tiziana e Massimo fanno parte di un corso di teatro di Bova, non sono, per varie vicissitudini non sono saliti in scena stasera, però sono bravissimi e spero di avere occasione di portarli sul palco per un altro spettacolo. Tiziana?
Ecco, un applauso perché non avete visto il loro pezzo, ma era splendido, splendido davvero, bellissimo. Viene Tiziana, Massimiliano. Ok. Ma sarà per la prossima, vedremo di inserirlo se riusciremo ad organizzare una replica. Massimiliano e Tiziana, perfetto, ok. Adesso a tutti vi ringrazio. Segretario Mimmo Spanò, è ancora lì? Sì. Non volete salire su, ovviamente. Ok, noi vi ringraziamo ancora di cuore e speriamo di portare in scena qualcosa di bello anche per prossimamente, insomma. Eccoci qua. Ci sono tutto. Si viaggi da Moschetta alla Senza. Grazie ancora. Buona serata a tutti. Buona serata. Un ringraziamento deve essere fatto anche al nostro fondatore, cioè dire al grande magistrato Sua Eccellenza Sabbia, se noi questa sera siamo qui a fare questa bellissima manifestazione. Grazie. Arrivederci, grazie. Brava! Gli amici di Anna ringraziano per l'opportunità che si ripete ormai da qualche anno di assistere al vostro spettacolo, ormai appuntamento di fine estate. La passione di voi ragazzi, Chiara, Marianna, Caterina, Anna, Noemi, Gabriele, Domenico, Simone, Pasquale, Nicola, accompagnati dalla sapiente regia di Maria Antonietta Cristarella, ci consente di godere di questi momenti di arte e cultura e di emozionarci con le vostre emozioni. Spero che possiate continuare a